Ciao a tutti e benvenuti su Ideare Casa. Siamo in questo sottotetto che verrà totalmente arredato per due ragazzi. Lato sinistro con un ponte a doppia altezza, lato destro con un armadio che andrà a completare quello esistente. La struttura è stata montata e abbiamo tre altezze differenti. Nel primo elemento siamo a 260 cm, parte centrale 225, colonnina terminale a 210. Abbiamo mantenuto questa differenziazione per poter ottimizzare la volumetria interna. Nella parete opposta al ponte abbiamo installato un armadio con il retro rifinito e inseriremo il secondo letto contenitore. La cameretta è stata montata ed è completa in tutti i suoi lati. Partendo dal lato sinistro abbiamo il ponte doppia altezza, zona libreria con angolo studio nella parte inferiore. Abbiamo separato con un pannello ciò che è la zona riposo da quella studio. Parte alta armadio contenitore con all'interno tubi appendiabito. Ed infine la colonnina, sempre libreria, contenitore ad anta chiusa. Frontalmente abbiamo inserito scrivania con una libreria pensile che viene abbinata all'altra libreria sull'altro letto, sulla parete opposta. Infine questo armadio che ha sempre tubo appendiabito e ripiani. Le finiture scelte sono bianco opaco per la struttura e un grigio seta sui frontali. I letti sono entrambi contenitore con rete a doghe. Tutta la composizione è stata studiata per essere ambientata in questa mansarda che, come avete visto, ha sia travi che altezze differenziate. Per tutte le camerette su misura visitate il nostro sito www.ideareCasa.com ed i nostri canali social Facebook, Twitter e Telegram. Ciao e al prossimo video!